Benvenuti, questa è la video recensione del gioco Monopoly Millionaire di Electronic Arts, disponibile da circa un mesetto e mezzo in Play Store, peso di 287 MB, applicazione a pagamento, viene 0,96 euro. Il peso, come dicevo, non è basso, quindi vi consiglio di scaricarla in Wi-Fi e soprattutto, magari non fate come me, che non sono capace di giocare, ma l'ho scaricata lo stesso. Quindi non aspettatevi grandi soddisfazioni, ecco. Il gioco viene dato in licenza da Hasbro e tra l'altro in questi giorni c'è la pubblicità alla televisione del gioco in scatola. Finestra di caricamento, musichetta, che mettiamo a un livello tranquillo, ecco. Vediamo opzioni per musica e volume degli effetti, animazioni durante la partita, quindi quando lancio un dado magari fa una ripresa dall'esterno, il colore dei dadi e se mostrare un tutorial prima di ogni azione importante. Vediamo statistiche che ci mostra i dati delle nostre vincite, delle nostre perdite, eccetera eccetera. È possibile pulire tutto, cancellare tutto, cliccando questa icona in basso a sinistra. Questo invece è un altro tipo di grafico riguardo ai nostri dati delle nostre partite. Vediamo anche punto di domanda, mostra tutte queste voci, io pensavo una semplice sezione about, ma è veramente ricca, iniziando da info che ci spiega un pochino il gioco, accordo di licenza che panoramica, ecco che ci spiega un po' le regole, e i comandi. Quindi nella sezione schermata principale, punto di domanda, trovate tante informazioni importanti. Gioca ora, e diciamo clicchiamo su gioca. Questa avevo già iniziato la partita per la recensione scritta. Allora, cosa si fa a questo punto? A questo punto io sono da solo contro tre computer. Se giochiamo io e un mio amico, io clicco, quindi amico amico, e gli altri due li fa il computer. Quindi lancio dei dadi, una volta lo farò io col mio smartphone, una volta lo farà il mio amico col mio smartphone. Così diventiamo tre amici, così diventiamo quattro amici. Terza alternativa, zero. Quindi i giocatori saranno tre. Direi che la modalità di gioco la lasciamo facile, anche perché a quanto pare si può cambiare solo vincendone qualcuna. Avrò come pedina l'aeroplano, computer 1 e computer 2 avranno l'automobile e la moto. L'obiettivo può essere di due tipi, o 1 milione o 2 milioni. Clicco e iniziamo. Vediamo questa animazione e il testo che scorre dal basso verso l'alto, di colore giallo con contorno nero. Vediamo tutte queste, diciamo, bellissime animazioni come con un effetto reale, anche quando la pedina prosegue sulla scacchiera. Aspettiamo fino a quando arriva il nostro turno, in alto i giocatori, se ce ne fossero stati quattro, tutti gli angoli avrebbero un'icona, nel nostro caso ne abbiamo solo tre, altresì solo due e fine. Questa modalità, il primo che raggiunge 2 milioni vince. Vi ricordate la scelta 2 milioni qui in basso in modalità facile, e con i tutorial attivi noi avremo sempre queste scritte che scorrono. Se invece siete già pratici o magari vi serve solo una volta, poi le disattivate
Quando vuoi giocare, il turno è passare i dadi al giocatore successivo, tocca il pulsante fine turno. Fine turno, va bene. Se vuoi scambiare la proprietà, quindi questa, altro tutorial per la terza icona da sinistra, quella centrale, pausa. Perfetto. Aereo paga 40.000 dollari, immagino. Ok, vedete, questo è un effetto, diciamo, grafico ma anche pratico per vedere le proprietà. Cliccandone uno a caso, vediamo, gestisci proprietà, piramide dell'high tech. Ci è costata 5.000. Clicchiamo indietro e invece andiamo a vedere, per esempio, questa Valle della Fortuna. Che costa 170. Quello era il contenuto del bottone menu. Sezione per lo scambio. La grandezza del font del testo è veramente piccola, mentre il colore, a volte, come in questo caso, si confonde con quello dello sfondo. Delle proprie mosse. Vediamo cosa fa Automobile. Questo è stato il nostro turno di lanciare i dadi. Vediamo dove siamo arrivati. Parcheggio fermo a parcheggio gratuito. La nostra gestione di aeroplanino è arrivato a 332 soldini. Allora, questa è un'offerta ad asta, c'è anche questa modalità. Fare un'offerta, tocca il pulsante offerta, che è questo. Se non sei sicuro su un'offerta, passa il turno. Puoi abbandonare cliccando la terza icona. Proviamo a fare un'offerta. Questo sarà il tastierino per inserire i numeri. Io inserisco 100, 150. La macchina rossa ne ha offerti 158 e la verde invece ha deciso di ritirarsi. Partecipano quanto 3 giocatori. Vediamo, Resort della Foresta, facciamo un'altra offerta giusto per vincere, superiore di 158, quindi facciamo 160. Gli ne offre 162 e per vedere anche l'opzione di ritirarsi, clicco che mi ritiro e la robina la diamo all'automobile. Lanciamo i nostri dadi. Tanto se voi capite quello che scorre qui e riuscite a seguire il gioco meglio, però ecco dimostrazione che questo terminale dual core è come il gioco interagisce, come coinvolge, cioè, mi immagino la bellezza di giocarlo su un tablet dove è tutto ancora più grande e più coinvolgente, veramente bello. Anche qui le carte come sono sottili, il paesaggio intorno che a quanto pare è una sala. Pensate quanta programmazione, quanto software per meno di 1 euro. È veramente molto molto divertente. Anche, ecco, come dicevo, non ho mai imparato a giocare, però mi sembra veramente carino lo stesso. Questo è un imprevisto che ci prende dei soldi e mandiamo tutti a cena. Bene.
ancora asta, questa la saltiamo in tronco e vediamo, questa volta anche rosso si è ritirato e abbiamo lasciato tutto alla moto verde. Rivediamo il contenuto del menu pausa. Questo è il registro di tutte le mosse che durante la partita sono comparse dal basso verso l'alto, per esempio come i titoli di coda dei film. Noi in questo momento siamo all'aeroplanino, ve lo ricordo, e cliccando questa icona a quanto pare abbiamo delle funzioni extra che magari guadagniamo durante la nostra gara e qui vi accediamo. Questo per fare uno scambio, insomma mi sembra di aver reso molto bene il gioco di Monopoly di Electronic Arts. Vi ricordo che è disponibile in Play Store e se vi è piaciuto, buon divertimento.